Ciao fanciulli, allora ricordatemi dove eravamo rimasti. Ah sì, che avevo appena preso il traghetto da Palermo direzione Civitavecchia e questa è l'ultima clip. Your attention please, we remind all passengers that self-service cafeteria on deck number 5 is open. Thank you. Un culo a te. Accendiamo qua questa moto elettrica e facciamo come Marrazzo. Vai Federichino, ce la puoi fare. Bravo, hai fatto passare tutti i camion che c'erano. Adesso puoi partire. Allora, destinazione Livorno perché vado a incontrare i ragazzi del 6% Toscana. Ha detto che dobbiamo fare aperitivo. Abbiamo questo cupolino che abbiamo cambiato. Abbiamo perso la versione della S perché quella dell'R praticamente non serviva a niente. Autostrada a noi. Allora, la giornata non è delle migliori. Adesso mi sta sorgendo anche un dubbio. Io sono partito completo della Climb, il BA S4. E non vorrei che sui Pirenei ci fosse un freddo cagnone. Lo sapevo io che dovevo partire con l'altro completo, puttana la terra. Buon viaggio, Federico! Già a me, e quando ho detto ai ragazzi che sei venuto a fare aperitivo qui a Calafuria. Allora, Sergione, oltre alla moto, è vero che ti piace anche la figa dietro di te? Anche fuori, dai, sopra, sotto, dove ti pare. Guarda quanto ce È il discorso che lei ti ha puntato e ha detto chissà cosa gli farei. Comunque se le chiedi il contatto Instagram. No, non me lo dà. Ma come? Sono solo appena dici ti faccio fare un giro sul cappone. Soltanto sul 1290 te la danno di sicuro. Sul 1090 ma con due nel mezzo. Io sono un battesimo, mi raccomando. Dopo vai in chiesa a bestemmiare. Ragazzi, io devo tornare a Torino, cioè devo andare a Torino. Come cazzo faccio? Cina, la tua. Che sono un motociclista. E chi è la macchina? Camicia e stivali. Ragazzi, non si esce da qua. Ma la tua fa rumore di moto o rumore di monopattino? Questo potrebbe essere un grosso problema. Uessa! Queste cazzo di KTM di merda! Stai prendendo? Certo! La fune per caricare, per tirare! Ora voglio entrare a casa! 6% è trainato tutto l'anno! Io ragazzi sono a mezzanotte e un quarto arrivo! Vale! Grazie. No, ma grazie a te. Ma Leggiamo. che ti devo? Quando siamo. Salutami la Val di Susa. Lei Mi raccomando, quando traini quello. Sì, mette le quattro frecce, io metto anche l'arpeggiante. Vi amo, ragazzi. Grazie. Il bello di viaggiare in moto è anche questo. Io qua sono messo che supero elicotteri. Devo fare benzina, ragazzi, ma devo assolutamente mangiare qualcosa. Un dubbio mi sorge spontaneo. Ma come fanno le persone del nord a viaggiare senza il panino con la cotoletta della mamma? Penso che sia un'istituzione. Cioè, io non sono mai partito senza il panino con la cotoletta di mia madre. 30 anni. Ma lei mi fa il panino con la cotoletta. Per carità, adesso la cotoletta è tornata in vita dopo mezza giornata di sole, caldo. Al limite. No, l'ha fatta una mamma con amore, è sempre buono. Allora, tra gli accessori che ho montato su questa cappona ci sono messo le manopole riscaldate. È proprio davvero jessista. Medio, basso, off. Medio, dai. E mi dispiace che non ci sia il tasto dedicato. È vero che con C1 e C2 puoi impostare, ma io per esempio l'ho impostato C1 per selezionare la mappa motore e C2 per l'audio. Mi sarebbe piaciuto un altro pulsantino. Ragazzotti, ma che curve di merda ci sono qui in autostrada a Genova? Sono fermato qui a una piazzola di sosta, anche perché la mia testa si deve abituare al casco nuovo e che dire,
No, allora si viaggia abbastanza comodi. Due cose non mi stanno piacendo. Uno, l'autonomia, diciamo che non è proprio precisissima. Nel senso, ogni tanto mi passa da 80 km a 40. Va bene. E l'altra cosa, che è superata la velocità limite consentita, un po', l'avantreno lo sento molto leggero e quindi devo stare un attimo attento. Per il resto c'è Vito che mi aspetta e penso di essere in Val di Susa per mezzanotte. Ma mi sa che sto passando sotto un temporale. Andando a destra vado a finire sotto, ah, sotto il temporale, la 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 la, mi stai anniando, la 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 la, non vedo niente, parare rura puppara. No, mi devo fermare, c'è d'acqua altro che guadi, le pinne e il boccaio mi trovi, ho i pesciolini rossi nello scroto. Mezzo il viaggio della speranza questo, devo ancora, il vero viaggio deve ancora iniziare. Bene. Vabbè Vito, me l'ho fatto un cazzo dove sta. Io ti devo ringraziare a vita perché mi stai ospitando come un clandestino venuto alla Sicilia, col culo bagnato e con le pezze al culo pure. Allora, solo una cosa dobbiamo controllare: se le borse hanno combinato il delirio, se hanno funzionato, non lo so. Ma come io dico adesso a Vito che faccio schifo e sono tutto zuppo. Vito, a te pensavo, come faccio ad andare in giro così? Tu mi hai detto vieni al nord che si sta bene, c'è caldo. Io per lui sono un perfetto sconosciuto, sarebbe da sposare. Grazie Vito, buonanotte, ci vediamo domani. Mi sono sparato 600 km oggi, devastato.